Nel maggio del 2003, Juventus e Real Madrid si sfidano nella semifinale di Champions League, andata in Spagna, ritorno in Italia. Nella settimana che intercorre tra le due partite, la Gazzetta mi manda a seguire il Real da vicino, proprio a Madrid. Viaggio con la squadra, sull'aereo della squadra, per raggiungere l'Italia e lì, all'improvviso, vengo convocato da Zinedine Zidane. Lui inizialmente era seduto vicino a Guti, poi forse l'ufficio stampa gli dice che c'è un giornalista italiano a bordo, io ero l'unico giornalista italiano a bordo. Allora mi convoca proprio e comincia quasi a intervistarmi lui, mi fa domande sull'Italia, sulla Juve, su come quello che succede, insomma è un viaggio decisamente particolare. Alla fine ci salutiamo, atterriamo a Caselle e ci diamo appuntamento poi alla serata. C'è l'allenamento di rifinitura del Real Madrid allo Stadio delle Alpi, Zidane passa in zona mista, va sul pullman e poi all'improvviso scende, torna indietro, mi chiama e mi porta sul pullman del Real Madrid. Mi deve dare un messaggio in particolare perché alcune sue frasi dopo la partita di andata erano state un pochino equivocate secondo lui. E lui mi dice esattamente queste cose: per favore scrivi sulla Gazzetta che io non intendevo mancare di rispetto all'avvocato Agnelli. Mi avevano fatto una domanda sulla famosa frase in cui lui diceva che ero più divertente che utile, ma non avevo capito che in realtà il riferimento era davvero a lui direttamente, se no non mi sarei permesso di rispondere in quel modo. Con l'avvocato Agnelli avevo un ottimo rapporto, è una persona che stimo e di me poteva dire assolutamente qualunque cosa. Il giorno dopo, Zidane segna con il Real Madrid un gol inutile, la Juventus vince 3-1 e si qualifica per la finale di Champions League.